Dunque, un disclaimer prima che cominci il video. Questo video è molto lungo, quindi vi invito a fare uso se eventualmente dell'indice che è nella descrizione e avere pazienza perché in realtà i contenuti sono tutti molto interessanti. Vi invito, per la prima volta, credo, da quando ho aperto il canale, a mettere like, a iscrivervi. Sì, vediamo se questo canale decolla. Siamo in costante crescita, lenta e sicura, però insomma un po' di boost non ci farebbe per niente male. Dai, like, iscrizione, ci vuole niente, insomma, è gratis. Vi lascio al video sull'intervento di Paavo Pilkanen. Eccoci in menti quantistiche. L'intervento di Paavo Pilkanen al convegno Svelare la magia della coscienza. Organizzato dall'Istituto Internazionale per gli Studi sulla Coscienza. Come ho anticipato nel video introduttivo, uscirò pian piano con una serie di contenuti riguardanti questo convegno, Uncovering the Magic of Consciousness, svelare la magia della coscienza, appunto, svoltosi a Siena nel giugno 2024 e organizzato dall'ICCS. Di questa organizzazione ho parlato nel video di cui dicevo, quindi non sto qui a ripetermi. Nei miei ragionamenti sui singoli interventi, limitatamente a quelli a cui ho potuto essere presente e che ho quindi registrato, non procederò nel medesimo ordine del programma, che comunque vi lascio in descrizione insieme a tutti gli altri link utili ad approfondire. Ma inizierò. E molto probabilmente mi limiterò a quelle relazioni che hanno suscitato di più il mio interesse per mie ragioni formative, personali, insomma. Questo innanzitutto perché sono quasi tutti interventi veramente fitti di idee e spunti di riflessione e che di per sé durano intorno alla quarantina di minuti e oltre, e c'è da aspettarsi che i video di commento vadano vicino al doppio di questo tempo. Poi anche perché si tratterà di video piuttosto impegnativi e nei quali non mi dilungherò troppo a spiegare i concetti trattati. Questo mi fa pensare che non saranno esattamente i contenuti più popolari del mio canale. Staremo a vedere. Ma insomma, gli argomenti di cui si tratta sono davvero interessanti e quindi eccoci qua. Parto allora dal contributo di Paavo Pilkanen, filosofo specializzato nella filosofia della mente e della fisica, attualmente professore presso le università di Helsinki e di Skövde. Pilkanen ha dedicato la sua carriera a investigare come la meccanica quantistica possa offrire nuove prospettive per comprendere i fenomeni mentali. Intanto una nota editoriale. Mi sono reso conto che nel corso di questo video dovrò dire Pilkanen parecchie volte. Magari qualche volta mi limiterò a un informale e amichevole P, perdonatemi, beg your pardon P. Ora, perché partire proprio da questo intervento? Un po' perché quando si tira dentro al dibattito sulla coscienza, del quale io sono un emerito turista, sia chiaro, si tira dentro, dicevo, la meccanica quantistica, a molti di coloro che hanno un retroterra di umili studi fisici, come capita di essere a me, si accendono inevitabilmente mille allarmi. E subito la mano corre alla pistola, metaforicamente, ovviamente. Per questo motivo il contributo di Pi è rimasto da quella mattina a stimolare il mio calletto critico, come se fosse un sassolino in una scarpa durante un ricevimento. Questo piccolo disagio deriva dal timore che nel discorso possano emergere cose come l'idealismo quantistico, alla Amit Goswami, o lo spiritualismo quantistico, la Friedrich Capra, o anche alcuni concetti proposti dal qui di seguito citato John Wheeler, fisico di prima grandezza, fautore di alcuni concetti controversi, talvolta affini a quelli dell'idealismo quantistico, figura fondamentale per l'ipotesi che l'informazione sia alla base della realtà fisica. Ma mi interessa questo intervento per ragioni anche un po' più personali, dato che ultimamente mi sono occupato soprattutto di etica e filosofia politica. È un po' un ritorno alla mia zona di conforto, quella della filosofia della fisica e della matematica. Per quanto questo argomento, legato anche fortemente alla filosofia della mente, al rapporto della coscienza con l'informazione e
che con la meccanica quantistica si vedrà e nonostante tutti i possibili sforzi per semplificare, risulti complicatissimo e spinosissimo, oltre che dubbio al di là del controverso. Però non precorriamo i tempi, anche se ho davvero una certa urgenza di togliere il sassolino che dicevo prima. Il vero merito di questa relazione è di introdurre una miriade di concetti e dettagli interessanti, di cui ho gran voglia di parlare. Ecco quindi le mie annotazioni ampiamente critiche, lo preannuncio, all'esposizione di Pete Cannon al convegno Uncovering the Magic of Consciousness. Ripeterò varie volte varie cose per non perderci. E non interesserà a nessuno certamente, ma voglio anche incidentalmente spiegare perché sono e sarò così fortemente critico. È perché le teorie più fantasiose ed estreme mi affascinano oltre ogni dire e mi devo quindi tenere sempre un passo indietro, trattenendo con la briglia del senso critico il mio gusto per le speculazioni più fantastiche e lisergiche, alla Rovelli, alla Bohm. Non è che voglia fare il guastafeste, insomma, ma nemmeno farmi portare in giro dai pifferai delle teorie più metafisiche del momento. Credo che sia un atteggiamento intellettualmente sano finché non inaridisce la fantasia e il cuore, almeno per me. Ecco quindi perché mi troverete così critico in quel che segue. Per metodo, non per gusto. Per chi fosse particolarmente interessato a questi temi e al suo punto di vista, lascio anche il link a un articolo di P. Intitolato Is the Brain Analogous to a Quantum Measuring Apparatus? Link in descrizione, in cui l'autore affronta in modo più approfondito il tema di cui stiamo per parlare. E adesso iniziamo sul serio, seguendo l'intervento di P come una vera onda pilota. In descrizione trovate il link alla versione integrale dello speech. Different approaches to try to explain consciousness in terms of information, the IIT, David Chalmers, Global Workspace, others, but I've been focusing on something which is probably not so familiar to you, which is using this quantum information. And of course, in this approach, it's difficult, like in a meeting like this, you know, there won't be too much. Ecco. Questo è il primo estratto dell'intervento. Pete Cannon parte dunque dal titolo della sua presentazione, The Role of Information in the Explanation of Consciousness, cioè il ruolo dell'informazione nella spiegazione della coscienza. Pete ci conferma subito che il tipo di informazione di cui parla nel titolo non è, come qualcuno potrebbe aspettarsi, semplicemente quella classica, teorizzata e trattata dalla teoria dell'informazione di Shannon. Intende l'informazione quantistica, che è una cosa abbastanza diversa e più sottile. Non che quella classica non sollevi già di per sé un sacco di problemi in fisica, intendiamoci. Nella fisica moderna, in generale, anche quella non quantistica, il concetto di informazione spunta ormai fuori in ogni ambito e il dibattito è assolutamente acceso e non risolto. Si parla di leggi che prefigurerebbero la conservazione delle informazioni che, scusate la ridondanza, dovrebbero fornirci informazioni sull'attività, per esempio, dei buchi neri. Oppure è uscito un recente paper dal titolo The Second Law of Infodynamics and Its Implications for the Simulated Universe Hypothesis, la seconda legge dell'infodinamica e le sue implicazioni per l'ipotesi dell'universo simulato, uscito nel 2023, che avanza una specifica teoria dell'entropia dell'informazione come vero e proprio meccanismo fisico, come dice il titolo. L'autore di quell'articolo sostiene che questo principio potrebbe addirittura consentire un approccio sperimentale alla confutazione, o meno dell'idea che effettivamente stiamo vivendo, o sto vivendo forse, in una simulazione. Diciamo che le critiche all'idea che l'informazione abbia un valore fisico autonomo sono anch'esse molte e interessanti e provengono anche dalle parti più inattese. Per dire, in descrizione trovate il link al classico articolo di Ralph Landauer, Information is Physical, che si chiude con la frase I do suggest that there is a strong two-way relationship between physics and information handling. In questo articolo Landauer espone un esperimento che sembrava aver dimostrato che la cancellazione di un'informazione in un calcolatore aumentasse l'entropia in modo irriducibile
alle operazioni del calcolatore stesso. Sembra quindi che l'informazione potesse avere una sua concreta esistenza fisica e un rapporto con lo stato termodinamico di un sistema. Vi lascio anche il riferimento di un altro articolo dove si dice che le idee di Landauer sono state confutate attraverso un recente esperimento presso l'Università di Perugia. Comunque, questo risultato, se confermato, potrebbe fornire un elemento per riconsiderare una diffusa tendenza nella fisica contemporanea ad attribuire un valore fisico all'informazione. O forse no, chissà. È affascinante pensare che l'informazione sia alla base della realtà, ma come tutte queste teorie affascinanti avrebbe bisogno di qualche elemento di prova. Landauer stesso, d'altra parte, sosteneva che l'informazione è fisica, nel senso che non esiste informazione senza un sostrato fisico che lo realizzi. Tuttavia era scettico riguardo all'idea che l'informazione possa essere una realtà fisica fondamentale. Landauer stesso. Abbiamo poi, per esempio, il già citato Carlo Rovelli, che sostiene che l'informazione non è solo una descrizione dei sistemi fisici, ma una componente essenziale della struttura dell'universo. Il mondo è una rete di reciproca informazione a livello fisico più elementare, dice Rovelli in Helgoland, link in descrizione. E Information is Physical è ancora una volta il titolo di un suo recente articolo scritto con Emily Adlam, riguardante l'interpretazione della meccanica quantistica formulata negli anni 90 da Rovelli stesso e di cui accennerò dopo quando parleremo delle interpretazioni della meccanica quantistica. Ma non è solo tra i fisici che troviamo un acceso dibattito su questo argomento, sia chiaro. Per esempio, per John Searle, la nozione di computazione, lungi dall'essere una proprietà intrinseca del mondo, è infatti essenzialmente relativa a un osservatore, dice nella riscoperta della mente. Qui inoltre Searle nega che l'informazione abbia un ruolo nel funzionamento del cervello. Dice: il mio immaginario contendente incorre purtroppo in uno dei più gravi errori commessi dalle scienze cognitive. Egli suppone infatti che il cervello elabori informazioni allo stesso modo dei calcolatori. Basta confrontare ciò che accade in un calcolatore con ciò che avviene all'interno del cervello per rendersi conto di quanto questa tesi sia errata. Questo per dire che ciò che oggi viene spesso affermato con disinvoltura, cioè che l'informazione, per esempio, si conserva, è tutt'altro che un'evidenza empirica. Anzi, cominciano ad emergere timidi segnali contrari a quest'idea. Ciò non toglie che molti fisici propendono per questa impostazione in modi tra loro anche molto diversi e sfumati. Lo vedremo ancora dopo. Ora, nell'approccio di Pitkanen, come ho detto, si va oltre e si parla di informazione quantistica. E che cos'è mai questa informazione quantistica? Dall'aggettivazione tanto esotica ed intrigante. Non proprio semplicemente, è l'estensione della classica teoria dell'informazione alle informazioni riguardanti un sistema quantistico. Teniamo presente che uno dei fattori chiavi della misurazione di un sistema quantistico è che la misura, proprio come l'apparato di misura, non è più parte del dominio quantistico, ma ciò che si produce è informazione classica, o sarebbe forse meglio dire macroscopica. Vediamo come argomenta P, addentrandoci ulteriormente nel suo discorso e svisceriamo insieme le molte interessanti questioni che vengono tirate in campo. Taglierò brutalmente il discorso di P, anche perché nella mia analisi non posso fare a meno di parlare prima di cose che lui cita solo in seguito. Sentiamo. Let's see what happens. What I will also mention briefly is about the new fundamental notion of active information, which the physicist David Bohm suggests would actually apply even at quantum level, but other levels. And then finally, we get a glimpse of how active information might explain our knowledge of qualia and consciousness. This is actually from a colleague, Ron Christie, who's one of the few people who have looked at these approaches. And maybe in some ways, I think my talk would be a kind of counterfoil, let's say, to illusionism or this whole idea that consciousness might exist. I think my general point would be that often people who think we can explain consciousness, let's get rid of it, they still presuppose a fairly traditional view of the physical world. But of course, then the scientific approach would have to look into
theory of relativity for a general view. And this is, in a way, what I would say, that in consciousness studies, we need a scientific metaphysics. And what I mean by that is a general framework that is implied by our best theories of physics, quantum theory of relativity, and the special sciences. So, and that doesn't mean that consciousness, therefore, is reduced to quantum mechanics or anything like that. But I think we have to get our framework right. Otherwise, our discussion about consciousness is exactly the same that it would have been in the 1800s, you know, or whenever classical physics was ready. Ecco, qui P ci dice che parlerà della teoria dell'informazione attiva derivante dalla interpretazione di David Bohm della meccanica quantistica che, cito, potrebbe applicarsi a livello quantistico, e vedremo come, cito, l'informazione attiva potrebbe spiegare la nostra conoscenza dei qualia e della coscienza. Dato che P usa il concetto di qualia presupponendo che tutti sappiano di cosa si tratta, in quel contesto mi soffermo un attimo per darne una breve definizione senza nessuna pretesa di esattezza o di esaustività. I qualia sono definiti come le qualità soggettive delle esperienze coscienti, cioè l'aspetto fenomenico del come si sente vivere un'esperienza, come il rossore di un tramonto o il gusto di una mela. I qualia condividono con l'informazione il fatto che c'è chi sostiene che abbiano una loro esistenza effettiva, anche se, concedetemi la battuta, non direi proprio oggettiva e certamente non fisica. Tra i sostenitori di questo punto di vista ci sono chiaramente alcuni filosofi che a questo convegno, anche se ovviamente assenti, facevano un po' le veci dei padroni di casa. Hegel, come essere un pipistrello, link in descrizione, e soprattutto David Chalmers. Il dominio del sito dell'istituto è heartproblem.com, e questo ci dice molto. Chalmers sosteneva infatti che ci sono due tipi fondamentali di proprietà nel mondo, le proprietà fisiche e le proprietà fenomeniche, cioè appunto i qualia. Queste ultime sono proprietà irriducibili che non possono essere spiegate semplicemente dalle proprietà fisiche. Questo tipo di dualismo non implica l'esistenza di due sostanze separate, come nel dualismo cartesiano, ma piuttosto l'esistenza di due tipi di proprietà che coesistono nel mondo e che richiedono spiegazioni separate. Mi rendo conto, è complicato anche per me. Dopo aver citato incidentalmente Ron Chrisley, che è un importante studioso di ciò di cui stiamo parlando e che tornerà in coda al discorso, Bill Cannon dice una cosa molto interessante. Spesso le persone che pensano di poter spiegare la coscienza senza di essa, cioè senza la meccanica quantistica, presuppongono ancora una visione abbastanza tradizionale del mondo fisico. E qui ci sarebbe molto da dire. L'idea che i fenomeni quantistici giochino un ruolo nel funzionamento dell'ambiente è quantomeno tuttora indimostrata e dunque assai controversa. Se infatti consideriamo la mente il frutto di fenomeni quantistici di qualche genere, questo non dovrebbe riguardare il funzionamento manifesto del cervello e dei neuroni, che sono abbastanza evidentemente strutture a scala, sì minuscola, ma non a livello quantistico. Faccio una piccola digressione numerica, se la volete saltare va benissimo. Per capirci, la scala di grandezza dei neuroni è tra 10 e 100 micrometri, o micron, quando si parla del loro diametro. Quindi nell'ordine di grandezza è dei 10 alla meno 5, 10 alla meno 6 metri. Okay? Quindi un centomillesimo o un milionesimo di metri. In particolare i microtubuli cerebrali, che sono strutture filamentose all'interno delle cellule, inclusi i neuroni, e che vedremo in seguito sono coinvolti nel dibattito sulla natura quantistica della coscienza, hanno un diametro che si aggira intorno ai 25 nanometri, ovvero sia 2,5 per 10 alla meno 8 metri, meno 8, ordine di grandezza, 10 alla meno 8. In termini di lunghezza, i microtubuli possono variare notevolmente da poche centinaia di nanometri fino a diversi micrometri, a seconda della funzione e della posizione all'interno della cellula. La scala a cui intervengono i primi effetti quantistici, però, è circa intorno al miliardesimo di metro,
10 alla meno 9 metri. Per avere un paragone che temo non aiuti a fare maggiore chiarezza, ma anzi la minima lunghezza possibile nel nostro universo, secondo la meccanica quantistica, è la lunghezza di Planck, 1,6 per 10 alla meno 35 metri. Cioè 1,6 diviso per un numero pari a 1 seguito da 35 zeri. Chiaro, no? Ho detto che poteva essere da saltare questo pezzetto. Altre scale coinvolte nel funzionamento del cervello sono quelle degli spazi sinaptici, per esempio, intorno alla 10 alla meno 8, e la dimensione delle molecole dei neurotrasmettitori, al minimo 10 alla meno 9. Questa scala è effettivamente al limite del regno della meccanica quantistica, ma è un fatto che tutto il resto del sistema è costituito da apparati di scala non quantistica. E tutto ciò che non è quantistico, si ritiene generalmente, ricade sotto il dominio della fisica classica. Questo include, come dicevo, sia gli strumenti di misura, sia gli scienziati e, fino a prova contraria, i loro cervelli. Qualcuno obietterà che esistono comportamenti quantistici in ambiti macroscopici, ed è vero, come la superfluidità. A questo proposito lascio un interessante articolo tra le fonti dal titolo Macroscopic Quantum Systems and the Quantum Theory of Measurement. Sistemi quantistici, macroscopici e teoria quantistica della misurazione. E non mi addentro oltre a questo tema spinosissimo. Ma quindi non c'è vergogna, non si può essere accusati di essere particolarmente non solo reazionari, ma neanche conservativi se per fare i conti di tali sistemi macroscopici usiamo la fisica classica, intesa come non quantistica, che non è in molte sue parti per niente datata, come alcuni sembrano pensare. Anzi, la fisica classica progredisce ogni giorno perché serve ogni giorno. Va anche detto che la relatività stessa, a cui P accenna in vari punti del suo discorso, è considerata da molti parte della fisica classica, in quanto legata a concetti deterministici prequantistici. È bene sempre tenere presente che le teorie fisiche attuali, benché metafisicamente interpretate dai fisici più filosoficamente sofisticati come passi intermedi verso una generale visione unificata e monistica del mondo, che viene chiamata teoria del tutto, hanno viceversa ognuna il suo ambito di applicazione, definito spesso dalla scala delle grandezze o dai livelli di energia. Così è per la relatività generale, poco utilmente fin qui applicata al mondo microscopico, ma fondamentale per comprendere i fenomeni cosmici. Così è per la meccanica quantistica, che regna sovrana proprio in quell'ambito del grandemente piccolo, ma non è molto utile e maneggevole quando gli oggetti si fanno pesanti e complessi. Così la meccanica classica, con un occhio sempre alla relatività ristretta, e che opera ancora utilmente e onorevolmente in ogni ambito della vita quotidiana, lancio di satelliti e sonde interplanetarie incluso. Anche per questo motivo, l'inclinazione a tirare dentro alla questione della coscienza la meccanica quantistica, che affonda le radici in alcune idee su come la strana natura del reame dei quanti interagisce con la realtà come la percepiamo, può suscitare immediato scetticismo. Il Kannon ci propone in modo esplicito l'idea che il cervello umano potrebbe operare in modo simile a un apparato di misura quantistico e agire il discorso che ho fatto fin qui sulle scale di grandezza grazie a una particolare idea legata appunto all'interpretazione di Bohm della meccanica quantistica e al concetto di onda pilota o di potenziale quantistico. Cioè che l'interazione quantistica tra, mi si passi l'espressione, mente e mondo non sia a livello di meccanica quantistica, ma su un livello, come dice lui, più sottile, forse interfacciandosi attraverso un meccanismo non identificato direttamente con l'onda pilota stessa. La coscienza sarebbe quindi capace di interferire, influenzare e dialogare con un ente fantomatico in grado di far percorrere una strada anziché un'altra a una particella, agendo come un apparato di misura quantistico, appunto. Intendendo qualcosa di diverso dagli apparati di misura di cui i fisici hanno normalmente esperienza. Si ipotizza, e forse si presume, diciamo, la capacità del cervello di interagire a livello quantico e quindi il coinvolgimento di aspetti del mondo quantistico come la non località, l'entanglement, nel processo di generazione della coscienza e dei qualia. Ricordate le esperienze soggettive. Insomma, lo ribadisco, secondo questa ipotesi il cervello non solo processerebbe informazioni classiche, ma potrebbe anche influenzare ed essere influenzato
da fenomeni quantistici a livello fondamentale. In parole povere, il cervello potrebbe rivelare aspetti del mondo quantistico nel dominio classico, legato all'idea di onda pilota, di cui parleremo tra poco. Pi propone una metafisica scientifica, come dice lui, il che può sembrare una contraddizione in termini, ma che è viceversa una terminologia che potremmo usare per molte ipotesi di confine delle teorie contemporanee, che integri i migliori concetti della fisica quantistica con le scienze della mente. Ascoltiamo ancora. Now, I would suggest that a good candidate for this kind of general framework would be Bowman-Hardy's implicate order program. The implicate order is something they actually developed already in the 1960s with Penrose. The idea there is that quantum features such as no locality imply that we cannot no longer think that space, time is fundamental. And the only relations in physics are not spatial relations between material objects and space-time. Actually, what we need to combine with general relativity quantum mechanics is a deeper level, something that John Wheeler called the pre-space, Bowman-Hardy called the implicate order, and actually... Ecco. Qui Piccanen introduce molto rapidamente alcune teorie altamente speculative, dalle osservazioni di Penrose sugli aspetti di uno spazio dove possa esistere la non località quantistica, al programma di David Bohm e Basil Hayley, alle pre-geometrie di John Archibald Wheeler. Tutti aspetti molto interessanti e molto immaginifici, per quanto tutti legati a ipotesi ancora, come dicevamo, schiettamente metafisiche, mai corroborate da osservazioni sperimentali e che meriterebbero tutte un approfondimento che qui non posso permettermi. Per dire, le geometrie prespaziali sono qualcosa di così fantasioso da avere comunque un certo appeal, per quanto scetticismo possano suscitare, per fare un esempio delle cose citate. E ascoltiamo ancora. They started a new program, an EOS synergy grant, like 10 million euros, where it's called Universe Plus, where people have roughly the same kind of approach. They're trying to look at the deeper level in physics, and out of which then space-time will be emerged, and material object will be emerged. And hopefully you might get like quantum mechanics, general relativity, as special cases. Whereas if you just write everything together, you get serious contradictions. In questo passaggio P cita incidentalmente il progetto Universe Plus, di cui personalmente ero completamente all'oscuro fino ad averlo sentito nominare da lui. Si tratta di un progetto recentemente finanziato dal programma europeo ERC Synergy e che è effettivamente qualcosa che si propone di mettere sotto una luce nuova i fenomeni della meccanica quantistica e dello spazio-tempo relativistico, attraverso lo studio delle forme geometriche, delle cosiddette geometrie positive, da cui il plus del nome. Emerse in modo importante queste geometrie positive negli ultimi anni nello studio della fisica delle particelle negli acceleratori. Piccanen commenta il progetto dicendo che stanno cercando di esaminare il livello più profondo della fisica, da cui emergerebbero poi lo spazio-tempo e gli oggetti materiali. E, dice lui, speriamo di ottenere la meccanica quantistica e la relatività generale come casi speciali, mentre combinandole adesso otteniamo delle serie complicazioni. Quindi sempre in viaggio verso il sol della teoria del tutto, insomma. Il team proponente di Universe Plus è costituito da 4 scienziati, come dal regolamento di Synergy, ed è di una composizione veramente multidisciplinare, anche un po' stranamente ruotante intorno all'Institute for Advanced Studies di Princeton. Pare infatti strano che un programma europeo dia 10 milioni di euro a un progetto che sembra avere la sua base operativa al numero 1 di Einstein Drive a Princeton, ma evidentemente il progetto è sembrato così interessante e così pieno di europei da non potergli dire di no. Ma via, questo non c'entra. Devo dire che questa ricchezza di riferimenti e citazioni da parte di P è proprio ciò che mi ha spinto a pensare questo video in questo modo. Sono tali e tanti gli aspetti di cui parla, che mi pare ne possano fiorire letture interessanti per tutti, che non devono in nessun modo limitarsi alle sole, benché molte fonti che io vi lascio in descrizione e che cito in questa analisi, e dal mio punto di vista magari saranno fertili tutti questi riferimenti,
queste citazioni di molti video futuri. Staremo a vedere. Sentiamo adesso un'altra parte dell'intervento. That the Cartesian res extensa explicator is not all there is. There may also be something you might call the implicator with properties like no locality. And maybe there's a sense in which Descartes was right. Because by saying that consciousness doesn't live in res extensa, who knows? I mean, maybe he was right. What he was maybe wrong was to say that matter can be identified with res extensa. But anyway, I just leave that as a comment that actually Descartes may not be so bad as we are often told in every philosophy. Pikanen cita Cartesio affermando che, e forse c'è un senso in cui Cartesio aveva ragione dicendo che la coscienza non vive nell'estensione spaziale. Chi lo sa, forse aveva ragione. Dove forse si sbagliava era nel dire che la materia può essere identificata con l'estensione spaziale. Ma lascio solo come commento che forse Cartesio non era così male come spesso ci viene detto in ogni testo di filosofia della mente. Questo dice Pitcairn. Pitcairn ci racconta di aver fatto il suo PhD interagendo con lo stesso Bohm nel Regno Unito proprio su questi argomenti. E poi va oltre e dice che per passare a qualcosa tra virgolette di più concreto, adesso ci occuperemo del concetto di ordine implicato formulato proprio da David Bohm. Quest'idea si basa sull'interpretazione ontologica della meccanica quantistica di David Bohm e Basil Haley, secondo la quale il potenziale quantistico non solo guida le particelle a livello subatomico, ma potrebbe essere fondamentale per comprendere i processi biologici e psicologici. A questo punto P si lancia nel promesso tutorial sulla meccanica quantistica, sui classici esperimenti con le fenditure e quant'altro. Potete ascoltare lui nell'intervento linkato, oppure posso tentare io di sintetizzare quel che ci serve in poche parole, che non chiariscono nulla, ma che danno almeno un contesto. Vediamo un attimo. Alla base della meccanica quantistica c'è un'equazione dall'aspetto ingannevolmente innocente. Eccola qua. L'equazione di Schrödinger. Questa fondamentale equazione ha come incognita la funzione d'onda psi. Eccola, psi e psi, a entrambi i membri, che è una delle interpretazioni possibili, esprime, volendola fare facile, la probabilità di trovare una data particella in un dato punto a un dato tempo. Questa equazione apre il campo a tutto quello di cui parleremo dopo, cioè le molte interpretazioni della meccanica quantistica, fenomeno più unico che raro in fisica perché nessun'altra teoria ha mai generato interpretazioni di questo genere, così radicalmente diverse tra loro e così altamente indecidibili. Il motivo è che ogni altra teoria fisica che abbiamo è deterministica, relatività generale inclusa. L'interpretazione del significato della funzione d'onda, e in particolare del suo collasso, cioè del suo ridursi da fenomeno probabilistico a evento fisico determinato e rilevabile, apre un mondo di riflessioni tra il metafisico e il filosofico, tra le quali la vita è un'onda. Di questo non vi sto a parlare oltre. Mentre Pitcairn si addentra in questi aspetti basilari, citando il classico esperimento della doppia fenditura, come dicevo, usiamo qualche minuto per illustrare invece noi meglio la teoria, o meglio l'interpretazione di Bohm e Haley, per vedere qualcosa in più sul comportamento dell'equazione di Schrödinger e quindi il discorso delle fenditure. Vi lascio, come sempre, delle fonti molto illuminanti in descrizione. Allora, l'interpretazione di Bohm e Haley, detta anche interpretazione ontologica, cioè che spiega la natura delle particelle a partire dal linguaggio matematico, è una particolare interpretazione della meccanica quantistica di cui abbiamo già accennato. In questo contesto immaginiamo che le particelle quantistiche non siano solo numeri e funzioni matematiche, ma abbiano una realtà fisica concreta e fondamentalmente deterministica, come nella fisica classica. Secondo Bohm e Haley, le particelle sono guidate da qualcosa chiamato potenziale quantistico o anche onda pilota, che non è quest'onda qui, quella è l'onda, la funzione d'onda, è un'altra onda, o meglio, è la stessa onda interpretata in due modi diversi.
Questo potenziale, questa onda pilota, non spinge fisicamente le particelle, ma le informa su come muoversi, proprio come il radar guida una nave, non già fornendole propulsione e capacità di manovra a cui la nave pensa da sé, ma informandola su ostacoli e percorsi e dunque influenzandone il comportamento. Si tratta di un esempio classico e successivamente lo usa anche Pitcairn nel suo discorso. Questa particolare interpretazione della meccanica quantistica rende il collasso della funzione d'onda un evento apparente, perché l'onda pilota è un epifenomeno utile per giustificare gli effetti quantistici, conservando le particelle come vere entità fenomenologiche classiche. Per questa, come per ogni altra interpretazione della meccanica quantistica, il problema principale è che è stato fin qui impossibile testare questa variante della teoria con esperimenti concreti. Le particelle e il potenziale quantistico non sono direttamente osservabili, infatti, e ciò rende, almeno allo stato delle cose, impossibile la scelta tra questa o ogni altra interpretazione della meccanica quantistica. Viene affermato in questo contesto che il potenziale quantistico è ciò che introduce la non località, ovvero sia la capacità delle particelle di influenzarsi a distanza, senza un contatto diretto, entanglement. Questo comportamento, benché in contrasto con l'intuizione e con la fisica classica e anche con la teoria della relatività, è un aspetto fisico dimostrato sperimentalmente e conseguenza diretta della meccanica quantistica. Diciamo che non richiede l'introduzione di ulteriori enti indimostrabili. Uno dei problemi specifici è che l'interpretazione ontologica richiede calcoli matematici più complessi rispetto alla normale meccanica quantistica, senza aggiungere nessun evidente vantaggio, il che può rendere difficile l'applicazione pratica di questa variante, quindi l'ha resa anche poco popolare tra i fisici. Ci torneremo su questo aspetto tra un po', parlando del panorama delle interpretazioni della meccanica quantistica. Nonostante tutto ciò, l'idea di Pitcairn e di altri è che il potenziale quantistico potrebbe aiutarci a capire come funziona la nostra mente, per quello che dicevamo prima, partendo dall'ipotesi che il cervello potrebbe operare come un apparato di misura quantistico. Il fatto è che non ci sono prove concrete che processi quantistici siano coinvolti nella coscienza, almeno fino a qui. Anche se ci sono analogie interessanti, non è chiaro come si traducono in meccanismi del cervello i meccanismi quantistici. La biologia del cervello è complessa e potrebbe essere riduttivo spiegare tutto con fenomeni così basilari ed elementari come quelli indagati dalla fisica quantistica. L'interpretazione ontologica della teoria quantistica di Mohr-Mayle ci offre una possibile prospettiva per unificare fenomeni fisici e mentali. Tuttavia, la sostanziale mancanza di verificabilità empirica, la complessità matematica e le critiche sulla rilevanza biologica sollevano importanti domande sulla sua validità e applicabilità. La proposta di utilizzare questa teoria per spiegare la coscienza è affascinante, ma non sembra che nessuno sia in grado di suffragare questa ipotesi con nessun elemento probatorio. Torniamo a sentire la viva voce di Pitcairn. You may know there are all this number of interpretations, just a good old Copenhagen view. There are tidal waves, there's the many worlds, spontaneous collapse, cubism, actually many more. If you go to Wikipedia, then you can really inform yourself of all the interpretations and their properties. And of course, in my half an hour, I can go through all of them. So we look at one of them. And why? Well, it does provide an explanation. Each interpretation has its problems, so does this one, but it has some advantages. And as a bonus, we might get even something relevant to understanding minor consciousness. So let's. Ecco, qui P accenna alla vasta quantità di interpretazioni della meccanica quantistica che circolano oggi. Vi mostro anch'io la pagina Wikipedia inglese sull'argomento, che è ben più ricca di quella in italiano. Come si può vedere, le interpretazioni sono svariate, con approcci assai più che disparati. Questa tabella ci dice,
poco su quanto sia attraente ognuna di queste interpretazioni per i fisici quantistici. A questo proposito, quindi, colgo l'occasione per citare un piccolo studio per cui ho sviluppato negli anni una specie di ossessione. Ecco un'altra immagine, stavolta tratta da A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics, un sondaggio effettuato nel 2011 su 48 fisici teorici partecipanti al convegno Quantum Physics and the Nature of Reality, tenutosi in Austria, che si confronta d'altra parte fin da subito, fin dalla prima pagina, con un altro tenuto nel 97, un altro sondaggio, ad opera di un altro fisico visionario, Mad Max Tegmark, uno dei miei eroi, veramente. Questo precedente sondaggio in occasione di un altro convegno, Fundamental Problems in Quantum Theory, stavolta svoltosi all'Università del Maryland. Naturalmente il sondaggio di cui parliamo, cioè quello del 2011, proprio come però anche il precedente, ha vari difetti, come ammettono anche gli autori dello studio. Prima di tutto il fatto che il campione, benché si parli di fisici quantistici, che non sono una popolazione molto diffusa, è comunque un campione abbastanza ristretto, anche se non quanto si potrebbe pensare. In ogni caso, entrambi i sondaggi ci raccontano alcune cose molto interessanti. Torniamo per un attimo alla questione dell'informazione in fisica e all'informazione quantistica in particolare. I tre quarti degli intervistati sostengono che l'informazione quantistica è, virgolette, una boccata d'aria fresca per le fondamenta quantistiche. E solo il 12% congiunto, aggregato, ritiene che sia rilevante dal punto di vista delle fondamenta quantistiche. Una risposta però ancora più interessante per la prospettiva dell'intervento di Buchanan, i fisici intervistati la danno a un'altra domanda. Qual è la tua interpretazione preferita della meccanica quantistica? A questa domanda nessuno degli intervistati ha risposto De Broglie, boom, cosa che ha stupito per primi gli intervistatori e anche me, devo dire, mentre la parte del leone l'ha fatta, senza nessuno stupore, stavolta all'interpretazione di Copenaghen, seguita, attenzione, attenzione, dall'interpretazione basata sull'informazione e da quella a molti mondi. Quella a molti mondi è molto amata da Mad Max Tegmark. Brilla totalmente per la sua assenza, come notano gli autori stessi, sottolineando la loro manchevolezza, l'importante alternativa pragmatica che quasi ogni fisico predilige. L'alternativa a ogni possibile interpretazione, cioè la cosiddetta shut up and calculate, stai zitto e calcola. Un approccio che, per citare nuovamente Tegmark, autore tra le altre di teorie molto avanguardiste sull'universo, sulla coscienza, sulla teoria di molti mondi, un approccio quindi che, per citare lui, sia privo di ogni bagaglio filosofico, fenomenologico o di qualunque cosa non sia puro formalismo matematico, puro. C'è da ritenere che se fosse stata un'alternativa presente avrebbe spostato non poco gli equilibri del sondaggio. In ogni caso, questo studio è davvero interessante e ci tornerò sopra, penso, per un futuro video. Ciò che ci racconta, ai fini della nostra discussione attuale, è che nell'ambiente della fisica quantistica al momento la popolarità dell'interpretazione di Bohm, centrale per la proposta di Buchanan, pare ridotta a zero, mentre è in grande spolvero una visione connessa al concetto di informazione, vista da alcuni come grandezza fisica e in qualche modo oggettiva, ma da molti altri come puro approccio formale. La questione è come sempre aperta. Nell'indagine non viene per esempio citata l'interpretazione relazionale di Carlo Rovelli, di nuovo cito anche lui più volte in questo mio video, in cui comunque l'idea di informazione come fatto fisico è fortemente presente. Quello che spesso sembra poco chiaro è come le varie interpretazioni non influenzino in niente il modo in cui la teoria dei quanti, e se per questo quella dei campi quantistici, funzionano. Anzi, l'interpretazione di Bohm tende ad essere accusata di complicare addirittura la matematica, ma questo l'ho già detto. Le interpretazioni cercano di spingere la migliore teoria dell'universo che possediamo, la meccanica quantistica, in direzioni filosofiche, fortemente basate sul gusto di questo o di quell'altro.
Da questo punto di vista si possono suddividere le interpretazioni della meccanica quantistica in due grandi gruppi. Il gruppo ontico, che ritiene che la funzione d'onda sia una realtà fisica oggettiva, e il gruppo epistemico, dove la funzione d'onda è vista come una rappresentazione della conoscenza piuttosto che una realtà in sé. Buffo, mi sono reso conto adesso, riguardando questi argomenti, che mentre per un continentale come me, attenzione, solo nel senso che sono cresciuto in un paese dove dominava la filosofia continentale, non nel senso di aderente alla filosofia continentale. Ontico, per una persona come me, non può non richiamare alla mente Heidegger. Invece è palese che tra gli anglosassoni di questa associazione non si trova cenno. Vabbè, se mancassero mai i motivi per ribadire la marginalità sostanziale del grande maestro di tanti filosofi nostrani, noi ne troveremo sempre di nuovi. Ma dai, questa è un'altra questione e non c'entra. Nel sondaggio che ho tirato in mezzo e che stiamo analizzando, i rapporti di forza tra questi due approcci filosofici sono, come si vede, piuttosto equilibrati, ma superati dal bisogno diffuso di una sintesi tra i due. Gli autori del sondaggio su questo osservano che, cito, alla luce del fatto che le interpretazioni epistemiche e ontiche costituiscono punti di vista così radicalmente diversi, è interessante osservare un pareggio virtuale tra queste due classi di interpretazioni. Sorprendentemente, i sostenitori delle interpretazioni di insieme sembrano tutt'altro che scomparsi. Alla luce di tutto quanto è stato detto, ci si può forse formare un proprio giudizio sul passaggio dell'intervento che ora segue. And you see, well, again to say that, I mean, this is how Bowman, they already wrote about this in the 83 article, and they themselves acknowledge that this notion of a particle responding actively to information in the quantum field is far more subtle and dynamic than any others that have hitherto been supposed to be fundamental in physics. And this is one of the, of course, this may be one of the reasons that still in the physics community, physicists find these kinds of ideas difficult. There is a version of this Bohm's theory, which is called Bohmian mechanics, where they kind of made a very sober version. So, because you see, people who are very like, who only want to see matter, who want to almost go back to Newtonian mechanics or whatnot, they might like the Bohm theory. And of course, then when Bohm himself starts talking about exotic things like active information, then they don't like that. So if you like, David Bohm is the worst heretic in Bohmian mechanics. Just for those of you, if you start reading this stuff, you will know, you won't find much discussion of this. But from the philosophical point of view, I think this is the exciting part of the Bohm theory. And the other stuff is okay too, but it's kind of maybe a little too sober for my taste. Ecco, qui Pitcairnen fa alcune osservazioni sulla versione più sobria, come dice lui, della cosiddetta meccanica bohmiana, che era un po' l'aspetto che mi aveva attratto da ragazzo verso questa interpretazione. L'idea di rimandare le lancette dell'orologio del determinismo indietro, quasi a tornare alla meccanica classica, come dice P, era una tentazione a un certo momento per molti. Ma quando Bohm, cito, iniziò a parlare di cose esotiche come l'informazione attiva, in molti non ne furono contenti. Però vi faccio sentire subito un altro estratto che segue subito dopo. Eccolo. Okay. Here, just for those of you who are worried about the channel information. So with channel information, the idea typically is it's the measure in which a state of the system is uncertain to us. So if you like, the more surprise we get when we get the information, the more information there was. Okay. Whereas here, Bohm claimed that the active information is not essentially related to our knowledge or lack of it. Because this information that's relevant to determining the movement of the electron itself, it's information for the electron, or as the philosopher Gretzky would say, it's information as an objective commodity. Ecco, quindi qui ricollegandoci a quanto dicevamo prima sulla teoria dell'informazione di Shannon,
Il Kannan afferma che l'informazione attiva non è essenzialmente collegata alla nostra conoscenza o alla sua mancanza, perché è un'informazione rilevante per determinare il movimento dell'elettrone stesso, quindi non è un'informazione che riguarda l'osservatore, ma è proprio un'informazione legata al comportamento dei quanti. Quindi stiamo parlando di informazione proprio come ente fisico, esistente per sé nella forma specifica dell'onda pilota, che informa le particelle elementari su dove andare e quali percorsi seguire. E poi ora viene citata una cosa che personalmente ho scoperto in anni recenti grazie all'amico psichiatra Alberto De Capua, e che devo dire mi ha affascinato per quanto riguarda la coscienza. And anyway, I mean, interestingly, those of you who know the integrated information theory of Tononi will notice that there could be kind of difference, no, sorry, similarity between IIT, or integrated information, and dysplomian information. In some ways, there are also differences, but you know, we discussed this with Tononi in recent years, and I hope to write more about that in the future. Kannan accenna al fatto che ci potrebbero essere delle somiglianze tra la teoria dell'informazione integrata di Tononi, che è appunto questa teoria che ho scoperto di recente e che ho trovato molto affascinante, nella quale la coscienza è definita dalla capacità di un sistema di integrare informazioni, che Kannan vede collegabile con la teoria dell'informazione attiva di Bohm. Nella teoria di Tononi si cerca di superare l'impasse delle molte teorie della coscienza per andare verso una misurabilità del fenomeno coscienza in sé. Che io sappia, però, Tononi non ha ancora pubblicato niente che affronti una possibile integrazione dell'informazione quantistica nella sua teoria della coscienza. La sua teoria rimane, almeno fino agli scritti più recenti, per quanto ne abbia letto, ancora saldamente ancorata a un contesto classico in quanto macroscopico. Allora, andiamo oltre, arriviamo un po' più in fondo per introdurre un rapporto importante per il lavoro di Kannan, quello con il già citato filosofo e scienziato cognitivo Ron Crisley. For today, but I do mention, I mean, one of the philosophers that I've interacted actually since late 1980s is Ron Crisley. He's a cognitive scientist, philosopher at the University of Sussex. And he's been looking at this thing already 30 years or more. And he actually did a paper on quantum neural networks. We were discussing the things in 90, so this was one of the first ones, maybe published in 96, using the active information, the quantum potential in that context. But ecco. Qui Kannan si riferisce a un articolo scritto da Crisley sulle reti neurali quantistiche, dette QNN, che penso sia quello di cui lascio il link tra le fonti e che risale al 96 effettivamente. Quello sul potenziale delle reti neurali quantistiche è un altro ambito fortemente speculativo, va detto. Lo stato dell'arte delle reti neurali quantistiche, infatti, così come della computazione quantistica in generale, non è molto avanzato ancora oggi, anche perché esiste un problema fisico basilare riguardante la fisica quantistica a molti corpi. Si tratta, tenetevi forte, ora vi porto in una terra, facciamo un'incursione molto rapida in una terra piuttosto strana. Si tratta, tenetevi forte, dicevo, della crescita esponenziale delle dimensioni dello spazio di Hilbert con il crescere delle dimensioni del sistema analizzato. Questa crescita rende estremamente difficile la soluzione dell'equazione di Schrödinger, e cioè la funzione d'onda, che vive nello spazio di Hilbert. Di nuovo qui cito Tegmark. Del sistema, nello spazio di Hilbert, nel sistema, le cui dimensioni crescono in funzione degli elementi del sistema stesso. E porta all'interno, quindi porta all'interno di questi sistemi quantistici una forte instabilità. Il rumore quantistico così generato e gli errori di decoerenza in particolare limitano fortemente l'affidabilità e la precisione delle operazioni quantistiche
e questo rende difficile eseguire i calcoli complessi o mantenere la coerenza dei qubit per il tempo necessario a completare i calcoli richiesti da una rete neurale quantistica. Mi rendo conto adesso che sono arrivato fin qui senza aver introdotto il concetto di qubit. Non ci perdo tempo. Il qubit è il bit, ma nella computazione quantistica, dotato di caratteristiche esotiche e molto affascinanti, dovute appunto alla non località dei fenomeni quantistici. Andatevelo a vedere, link in descrizione, come sempre. Magari ne parleremo altrove. Se non sapete cos'è un bit, invece, insomma, che cosa ci devo fare io? Vabbè. Per quello che riguarda l'informazione attiva e le critiche di Grizzly al lavoro di Bohm e Hailey, sentiamo di nuovo Bill Kenner. But then Ron was also, he wrote criticism of the work that the Bohm, Hailey and myself are doing. One thing he was saying that when we, if we want to say that active information is relevant to mental states and this kind of quantum active information. So Ron felt, well, and I was trying to suggest we might have sort of proto-intentionality here, as a directness. Ron was saying, well, to have intentionality, there's got to be error. And then I said, well, okay, how can we have an error here? Maybe there would be a way of fooling the electron that two slits are open when there's not, so you know, some evil demon modulates this quantum field, and so the electron will misbehave, if you like, on the basis of misinformation. But I guess we left it at that, I mean, because this is kind of, at some stage you feel, well, what can we say about these things? Ecco, quindi ci dice, Ron Crisley ha espresso il dubbio che l'informazione quantistica attiva, purché esista, aggiungo io, potrebbe non essere sufficientemente complessa per spiegare l'intenzionalità della mente. Intenzionalità, un concetto centrale, per come la vedo io. Tra l'altro al convegno c'era, questo non c'entra adesso, ma c'è stato anche un intervento del professor Voltolini che sull'intenzionalità, per chi conosce il suo lavoro, ha avuto e ha molto da dire. Magari affronterò, spero, il suo intervento in un prossimo video. Qui Picanne suggerisce che si potrebbe avere una sorta di proto-intenzionalità, ma Crisley ci dice, lui stesso Picanne, obiettò che per avere intenzionalità ci deve essere la possibilità di errore. Si accenna alla possibilità di ingannare l'elettrone manipolando l'onda pilota, la possibile presenza di un cartesiano demone malvagio. E qui mi perdo io e pare mi si persero anche loro e vi sarete persi anche voi. Quindi andiamo avanti, ecco il pezzo finale dell'intervento di Bill Kenner, prima di due domande che mi sono sembrate importanti e che quindi ho ottenuto nella registrazione. Well, we had this meeting in physics and reality in Helsinki in early June. Ron was there and he kind of went back to our old discussions, but he came up with this new idea. Because Ron has, of course, he interacted with Dan Dennett and for example, has ideas about qualia. Of course, what people want to do is to quiet qualia, get rid of qualia because we can't explain them. But now, Ron, maybe, you know, he's getting wiser, he's getting older, who knows. He actually, well, let's turn it the other way around. And this is his proposal. This is quoting from his slide in Helsinki. What he was saying is that if our knowledge of our own qualia is somehow by virtue of being informed by active information, then we could explain the actual immediacy, intrinsicness, and primacy of qualia. And Ron has argued elsewhere that ineffability follows from primacy. So, for example, immediacy. Knowledge of qualia is not mediated. It is not by virtue of contingently interacting with something else that the particle is informed by the quantum potential. And so the inability to find misrepresentation here is a feature, not a bug. Immediacy yields incorrigibility. And a particular note is that the particle can be directly informed about high-level complex classical features, namely the presence and location of slits. These things I tried to emphasize a little bit earlier on, how this works here. But somehow this idea is that, you see, you could have, what do we need for this? Why would we need any, you know, okay, you can have as much of
lot of information in your brain, but what does it do? What, as opposed to, let's say, classical or any other kinds of processes. And the idea here is to try to make use of the kind of immediate quality that seems to be there. And of course, I mean, this is, again, it's not just for, there could be implications here. You see, the properties of quantum mechanical information might help to understand our immediate access to our own consciousness. And of course, we know from Descartes that we cannot be wrong about the sentence, I think I exist, when we think. So there's this whole idea of incorrigibility in the first person perspective that's kind of built into our tradition. And so I already mentioned that quantum mechanics might say Descartes in the sense that maybe Descartes was correct about consciousness. Not everything needs to live in space-time. I mean, consciousness is more like what Bohm would call it, the implicate order. And I've written about that in my book. But it's not just ontology. Here, actually, the way Ron is proposing now, it might have radical implications to epistemology as well. So we'll see where we get with this. Maybe we thought we might make a joint paper or something like that. But waiting for that, here are some old ones. So anyway, thank you very much. Allora, in questa ultima parte un po' lunga, sono più di 3 minuti. Pilkanen ci parla di una nuova proposta di Crisley legata a alcune interazioni con Dennett. Dice Crisley suggerisce, dice, che se la nostra conoscenza dei qualia avviene in virtù dell'informazione attiva, allora potremmo spiegare l'immediatezza, l'intrinsechezza e la privacy dei qualia stessi. E questo potrebbe spiegare non solo la coscienza, ma anche come possiamo avere accesso immediato alla nostra coscienza. La privacy, per quanto potrebbe suonare strana, è importante non solo per i quali, ma anche per certi aspetti della meccanica quantistica. Ma su questo non abbiamo tempo di addentrarci, adesso ne riparleremo. C'è infine, in quest'ultimo tratto dell'intervento, un altro accenno a Cartesio e sul fatto che non possiamo sbagliarci sul fatto di esistere quando pensiamo di esistere, che avrà fatto sobbalzare alcuni dei filosofi presenti, immagino. Attendiamo quindi l'annunciato articolo congiunto di Pilkanen e di Crisley, che dovrebbe mostrare non solo gli aspetti ontologici di tutto questo, ma persino le potenziali implicazioni radicali per l'epistemologia, come ci dice lui. E chiudiamo quindi adesso con 2 domande di un certo interesse fatte dal pubblico e poste da due noti partecipanti al congresso. Ecco. La prima domanda è da parte del professor Michael Powen dell'Università di Berlino. I would like to ask you whether you could be a bit more specific how these fascinating facts you told us are relevant for a better understanding of consciousness. So my worries result from the fact that what seems to be problematic is not so much that the brain is able to process information. I mean, we now have deep convolutional network, which map pretty much what goes on in the visual cortex or in the ventral stream of the visual cortex. So that doesn't seem, and we have even models that simulate processing in the language areas of the brain. So the modeling and understanding of information processing doesn't seem to be so problematic. What seems to be problematic, how do we, if we use the concept of consciousness, which in my view is a bit problematic as well, but let's set this aside, how does this information processing in specific conditions become conscious? How are we able to be aware of this under specific conditions? So what would your theory contribute to that question? Bowen in sostanza chiede, dato che abbiamo già dei modelli che simulano le aree linguistiche del cervello, ciò fa pensare che la modellizzazione e la comprensione del modo in cui il cervello elabora le informazioni non sembri più così problematica come in precedenza, diciamo, si può prevedere di poterla modellizzare in un prossimo futuro. Ciò che invece sembra problematico, ed è problematico, è come questa elaborazione delle informazioni diventi infine cosciente. Cosa aggiunge la tua teoria a tutto questo? Chiede Michael
Pauen a Pekkanen, e la risposta è questa. Yes, right. That's a good question. I think, of course, in you still say that a lot of things that are happening in the brain are macroscopic and classical, and that's what we need to communicate even now. But of course, the feature with the curious feature of quantum mechanics is that. That there is this, if you like, another level of this quantum object where there's kind of different dynamics with different properties, things like entanglement or non-locality and certain holistic features as well. And you see, this is of course why people have been tempted to somehow, because they, you know, a lot of people argue that they find the same, a certain kind of unity, for example, in conscious experience, which people who study quantum mechanics, they get the intuition that this might be better explained with these things like quantum entanglement. And of course, then the question is that then we're proposing that in the brain there are, if you like, two levels. There's the level of classical information processing, classical thinking, if you like. But then there would be this deeper level of processing. And we don't have a good, I mean, commonly, even among the people in quantum consciousness, there is no commonly accepted view. What is it that makes information consciousness, or how does consciousness arise in this picture? So the hard problem is there. But in this small picture, there are a couple of models. I mean, one could use any of these theories we have, use integrated information. Laurie Salvantec and others, they made, I think Zanardi, they made a quantum version of IIT. There is the physicist Jack Sarfati, who works all kinds of wild ideas, but he has also suggested here that consciousness arises, if you like, when these so-called macroscopic fields in the brain act back toward this quantum field. So qualia would be like excitations in this Bohmian quantum field. And the idea here is that this quantum field is intrinsically mental as opposed to other properties. And you can, Bohm himself, he was favoring kind of a higher order theory. Right. So I think there are all these possibilities, but we don't have a final answer. And I guess I've tried to explain this in more detail in some of the articles, like the ones I have on the, I showed in the last slide. La risposta è lunga e dice molte cose di cui abbiamo già parlato, non mi pare rispondere né aggiungere niente a quanto detto, se non l'introduzione di un altro enfant terribile della fisica, Jack Sarfati, in uno scenario già molto speculativo e compreso. Sarfati ipotizza, tra l'altro, che nel contesto dell'interpretazione ontologica della meccanica quantistica, non solo il campo quantistico influenza le particelle, ma le particelle stesse possono avere un effetto di retroazione sul campo back action. Questa interazione bidirezionale potrebbe essere, secondo Sarfati, la chiave per comprendere come si generano i qualia, ovvero, lo ribadisco, le esperienze soggettive della coscienza. I qualia coscienti emergerebbero quando la materia esercita una retroazione su queste onde quantistiche. In altre parole, le esperienze soggettive potrebbero essere il risultato di questa interazione tra la materia e il campo quantistico. Questo ci racconta Cannon. Ma andiamo oltre e ora passiamo alla domanda del professor Nannini di Siena, mio antico insegnante. Questo è simile alla prima domanda. First of all, I'd like to know what your reaction, what is it about the objection that comes from the famous Bell's theorem against Bohm and the hidden variables, etc. Can I take the first? But the very important question for me as a philosopher of mind is that this active information is valid for all macro phenomena that are informed by micro phenomena. I wonder whether there's a particular form of this process that is valid only for consciousness.
But Rose said maybe in the microtubules of the cell. But the objection by Church and the others was, well, but this theory is a too low level of analysis. We have to understand what consciousness seems to be a higher order property. Ecco, la domanda del professor Nannini è in due parti, la riassumo così. Uno, qual è la posizione di Pitcairn rispetto alla violazione della disuguaglianza di Bell e a quello che ciò ha implicato per le teorie a variabili nascoste come anche quella di Bohm? Ma parte 2, ma soprattutto c'è da richiedersi se esista una forma particolare di questo processo che sia valida solo per la coscienza. Potrebbe essere nei microtubuli, come ipotizzato da Penrose, o inoltre questo processo, come si può rispondere alle obiezioni di Churchland e altri che questa teoria sia di livello troppo basso, mentre la coscienza sembra essere una proprietà emergente dinamica di livello più alto, che mi pare un po' quello che diceva Pitcairn citando Crisley prima. Dunque, servono alcune spiegazioni, credo, per prima di sentire la risposta di Pitcairn. Per la prima domanda, il teorema di Bell, da cui le cosiddette disuguaglianze di Bell, formulato nel classico articolo On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox, link in descrizione, stabilisce, detta in parole poverissime, che non possa essere valido il realismo locale a variabili nascoste se è valida la meccanica quantistica, più o meno. Chiedo venia. Gli esperimenti successivi hanno dimostrato ogni volta che la meccanica quantistica rimane valida, mentre ogni forma di realismo locale a variabili nascoste risulta falsificata. Rimane però il fatto che l'interpretazione di Bohm sì è a variabili nascoste e tendente a una forma di realismo, ma non è locale, quindi non è direttamente investita dai risultati degli esperimenti sul teorema di Bell. In realtà la popolarità di questa interpretazione ha perso negli anni sempre più terreno, più che altro perché è considerata problematica, per via della non località implicita in parte, ma soprattutto, lo ripeto per l'ennesima volta, credo, perché sembra complicare inutilmente la matematica della meccanica quantistica. Per quanto riguarda la seconda domanda del professor Nannini, si tiene in ballo la teoria orchestrata della riduzione obiettiva, Orchestrated Objective Reduction, o ORC-OR, formulata da Penrose e Amerov, e che suggerisce che la coscienza possa emergere da fenomeni quantistici che avvengono all'interno dei microtubuli nei neuroni. I microtubuli di cui ho parlato quando parlavamo delle scale dei rapporti tra le grandezze coinvolte nella struttura del cervello sono componenti strutturali di tutte le cellule, inclusi i neuroni, e formano parte del citoscheletro. Essi sono costituiti da una rete di tubulina, una proteina che forma dei tubi cavi. Secondo Amerov, i microtubuli dei neuroni non sono solo elementi strutturali, ma potrebbero essere coinvolti in processi di calcolo a livello quantistico. Questa teoria, fino a una decina di anni fa, era assai calda e uscivano spesso articoli che la riguardavano. Ho però l'impressione che essa, non avendo prodotto nessuna evidenza, abbia perso molto appeal proprio in questi ultimi anni. Vi lascio tra le fonti, tra l'altro, un link all'articolo con cui nel 2013 Penrose e Amerov hanno rilanciato la loro teoria. E anche quello ha un breve commento, il cui intento è stroncare definitivamente la loro proposta. Andatevelo a vedere, è interessante. Ecco quindi la risposta di Pitcairn alla domanda del professor Nannini. Yeah, well, the first question about Bell's inequalities, it was actually the Bohm theory which inspired John Bell to make his theory. You see, the Bohm theory is non-local. I didn't go into all that, but you know, this is one of the features what makes also the active information, the exotic feature. And Bell's question is, well, are all hidden variables, do they have to be non-local, okay? And with all the experiments being done, it suggests yes, that is so. So the Bohm
theory predicts, it predicts the same results of the static quantum mechanics, but it makes the locality more explicit. And about the other idea of this, about this specific, you know, if there's something special here and whether this is too tolerable, of course, in the case of Penrose and Amarov, they think that consciousness arises with this collapse of the wave function taking place in neural microtubules as a result of gravity. Gravity being very weak force, but still they and Penrose feels that because this is a process that goes beyond computability, I think he sees this as a place where consciousness might come into an otherwise mechanical, deterministic, if you like, illusionist universe, just running through good old Newtonian spirit. And in the case of the bone thing, with this idea of information, we could interpret the Penrose-Amarov theory in terms of this active information, where we would have both in computability with Penrose's idea of intelligence, and then some mechanism which makes the non-conscious information conscious, but we don't have that mechanism in the end. Buchanan, in questo suo ultimo pezzetto del suo intervento, alla prima domanda del professor Nannini risponde: come ho anticipato, io so che la teoria di Bohm è non locale, quindi non è inficiata al teorema di Bell. Alla seconda parte risponde, chiusando sulla teoria Orr-Kohr, e tirando dentro anche la gravità quantistica, e su questo mi fermerei, anche perché la cosa appare fantasiosa oltre ogni limite. No, conclude infine Buchanan, non c'è al momento il meccanismo legato all'idea dell'informazione attiva che giustifichi il passaggio alla consapevolezza dell'informazione non cosciente. Vabbè. Sorvolo qui sulle ultime domande, pareva impossibile, ma siamo arrivati in fondo a questa lunga analisi. Come chiudere un video così lungo e pieno di cose che sicuramente ho spiegato molto male? Riepiloghiamo un po', dai, coraggio. Se siete arrivati fino a qui, scrivete nei commenti BOOM per ricevere la mia più grande solidarietà. In estrema sintesi, Paavo Buchanan suggerisce che il cervello umano potrebbe funzionare come un apparato di misura quantistico, capace di rivelare aspetti del mondo quantistico nel dominio classico. Questa proposta è audace, affascinante, ma solleva diverse questioni critiche che meritano molta attenzione. Secondo P, il cervello non solo processa informazioni a livello classico, ma potrebbe anche interagire con il dominio quantistico in modi che influenzano la coscienza e la percezione. L'idea è che i processi cerebrali possono essere così sensibili da rispondere a effetti quantistici ipotetici come l'onda pilota. Attualmente però non ci sono prove empiriche concrete che dimostrino che il cervello opera effettivamente come un apparato di misura quantistico. La maggior parte delle neuroscienze, al contrario, si basa su modelli classici che non richiedono l'ipotesi di processi quantistici per spiegare la coscienza. Come detto, i processi quantistici avvengono a scale estremamente piccole, mentre il cervello opera su scale alquanto più grandi, anche se non sempre molto più grandi. La transizione tra i due domini è complessa e non è chiaro come i processi quantistici possano avere un impatto significativo a livello macroscopico, senza essere decoerenti e quindi classici. Sulla decoerenza, altro fenomeno affascinante, non mi sono soffermato, magari lo farò in futuro. Parlando forse di un libro assai interessante, è Come ti sbagli, veramente visionario, di Max Tegmark, più volte citato, che si intitola L'universo matematico. Vabbè. L'idea della non località quantistica contrasta con la nostra comprensione classica della causalità del cervello. Anche se le sinapsi, le reti neurali mostrano comportamenti complessi, non ci sono indicazioni che richiedano l'introduzione di concetti quantistici per essere comprese. Esistono modelli alternativi per spiegare la coscienza, come appunto la teoria dell'informazione integrata di Tononi, che fornisce una metrica chiamata phi,
per quantificare il livello di integrazione dell'informazione di un sistema. La teoria enfatizza che la coscienza non dipende necessariamente dalla complessità computazionale, ma dalla struttura e dalla connessione delle informazioni all'interno del sistema. Oppure c'è la teoria del workspace globale di Barthes, che propone che la coscienza emerga, questo è un termine problematico, interessante anche sui sistemi, sui fenomeni emergenti, voglio prima o poi tornare, propone appunto che la coscienza emerga come risultato dell'interazione tra diverse aree del cervello attraverso uno spazio di lavoro globale che permette l'integrazione e la distribuzione dell'informazione tra i moduli cognitivi specializzati. Entrambe queste teorie, poi ce ne sono anche altre, prese ad esempio, quindi non richiedono l'ipotesi di processi quantistici. Questi modelli offrono spiegazioni basate su dati empirici e sono al momento ben più avanti nel loro percorso di sperimentazione e offrono alcune prospettive interessanti sicuramente. Bene, in conclusione l'idea di Pilkanen che il cervello possa operare come un apparato di misura quantistico è certamente intrigante, ma rimane altamente speculativa e immaginifica. Le sfide legate alla mancanza di prove empiriche, alla scala dei processi, alla complessità della biologia cerebrale sollevano dubbi significativi sulla validità di questa proposta. Fino a quando non saranno disponibili dati empirici concreti che supportino queste idee, l'interpretazione quantistica della coscienza deve essere trattata con moltissima cautela. Ma questo non toglie che chi guarda lontano al limitare dell'orizzonte, tra le nebbie della metafisica, che spesso porta l'inaspettato nella riflessione scientifica. Per questo, se da una parte va protetto il rigore del corpus delle conoscenze comprovate, è importante ricavare ampi spazi per la speculazione pura e non frenata dal bigottismo intellettuale. Certo, guardando lontano si rischia pure di inciampare sul più piccolo sassolino, ci vuole un bel coraggio. Spero vi siate goduti questo lungo viaggio tra mente e meccanica quantistica. Io mi sono divertito molto a scrivere questo video e per il momento quindi vi mando un caro saluto.